Bentornati sul mio canale, io sono Sean, ragazzi. Nello scorso episodio ci eravamo lasciati nel momento in cui questo simpatico Jumpluff ci ha chiesto l'aiuto per salvare il suo amico Shiftry. Quindi direi subito di andare. Non so ora dove questo si è perso. Abisso silente. Direi di andare. La squadra rimane quella. Abisso silente. Non mi ricordo se nelle squadre poi più avanti si possono mettere più membri. Non mi ricordo. Mamma mia che dirupo. Il tuo amico Jumpluff si dovrebbe trovare all'interno di questa gola, giusto? Esatto. Mi spiace davvero per il disturbo, ma siete la mia ultima speranza. No, ma no, che dici? Nessun problema. O dici tu? Cosa devi dire? Dorbe un terribile mostro, chi è? Perfetto. Si annida un mostro. No, sono in perfetta forma. Sta scena è esilarante, bellissima. Ma che deficiente. Va bene, dobbiamo tenerci anche in guardia da questo mostro. Piano meno 10, piano 10 cioè. Va bene, vediamo a che livello sono i selvatici qua dentro. Noi dovremmo essere più o meno giusti col livello. Gli alleati che arrivano nei campi base guadagnano punti esperienza anche se non partecipano alle avventure. In questo modo saranno pronti per seguirti nei dungeon. Ah, che figo. Buono, mi piace questa cosa. Già c'è uno che arriva. Teddy Ursa. Questo ha fatto danno. Spiro lancio. Non mi avvelenare, bastardone. Brace. Va mica bene, sono già in crisi. C'è uno Widow, pensateci voi. Tu vai tranquillo, Balto, e non fare niente come al solito. Confusione è super efficace. Com'è che non è morto? Chi è? Scusami Thunder. Veditela tu. Avvicinati, non usare ma porca miseria. Chiaperò veramente. Ok. Abisso silente piano 5. Che cacchio. Ma non mi interessa di Gravel Roccia, Gloom. Come fa a mancarlo? Chi sale di livello? Al 15 Thunder. Un altro, chi è? Balto, il livello 14. Perfetto, così cresciamo bene. Bacca pesca, prendiamola. C'è una mela, meno male. Widow del cavolo che sta lì rinchiuso. Pensaci tu, bravissimo. Prendiamo per di qua. Che culo, due mele di seguito è dura da trovare, eh. Bravo, prendi i soldi che servono. Ok. Piano 6, ne mancano 4. Poi l'esplorazione, oh che culo. L'esplorazione
questa storia che non è che puoi starci all'infinito perché dopo ti viene fame. Bravissimo. No, 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 lasciare a terra. La mangio io che tanto sono senza... Ecco, perfetto. Uno spinarak. Ci sono parecchi Pokémon selvatici, eh. Oh no, Poliwag, no, pezzo di stronzo. Posso prendere? Sì. Ok, allora il ridrago. Scambia. Che togliamo? Gravelroccia. Possiamo continuare l'esplorazione in tranquillità. Spinarak, ma te ne vuoi andare a casa? Ok. Soldini, bravissimo. Pikachu, perché ti metti davanti? Ok, qui non c'è niente, continuiamo. Sarà qua, per forza. Prendi anche quelli, bravo. Non ce ne frega di perderci in lotte. Beedrill. Andiamo di braciere. Era meglio Rocciotomba, però. Pirolancio sprecato, però. Andiamo avanti. Piano la 9. Pia la bacca pesca. Cambiamola, che può sempre servire. Togliamo una fiocco d'oro. Devo toglierlo o venderlo, porca miseria, mi scordo sempre. Gravelroccia, l'abbiamo fatto. Togliamo Gravelroccia. Un Dur, bellissimo. Vai tu. Bellissimo un Dur. Andiamo a vedere che è successo. Facciamo gli screenshot. Un fulmine? Un tuono? Cos'è? Oh, questo è Zapdos! Non me lo ricordavo. Costui ha usato disturbare il mio sonno. E io non ho pietà perché osa importunarmi. Nessuno escluso. Bellissimo. Shiftry è sparito. L'ha rapito. Il mio nome è Zapdos. I fulmini si piegano al mio comando. Vi aspetto al Monte Tuono. A meno che non vogliate abbandonare Shiftry al proprio destino. Ah, interessante. Quindi dobbiamo recarci al Monte Tuono per salvare Shiftry. Sono un po' preoccupato però io sinceramente ad affrontare un uccellino del genere. Purtroppo no. 401 però, ci dà parecchio. Perfetto, quindi ora... Wee alla Kazam! Charizard e Tiranita. È uno dei Pokémon leggendari. Dicevano che fosse caduto in un sonno profondo da tempo immemore. Beh, a quanto pare Shiftry l'ha risvegliato. Ti sbagli. Il vento di Shiftry è stato solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E poi il fatto che non ci fosse un alito di vento è già sospetto di suo. Credo che le catastrofi naturali degli ultimi tempi c'entrino qualcosa in tutto questo. Zapdos è folle. D'ira per essere stato strappato al sonno. Dobbiamo salvare Shiftry.
Non se ne parla nemmeno, è troppo pericoloso. Zapdos è un avversario formidabile, fuori dalla vostra portata. Per chi ci hai presi? Non siamo deboli come credi? E poi non abbiamo fatto paura di Zapdos, addirittura. Certo, come no. Bellissimo Charizard, quando voglio fare evolvere Charmander. E quando me lo permetterà il gioco, sarà ora. Scena caveremo. Ah, un mal di pancia improvviso. Perfetto, allora è deciso, andiamo tutti al Monte Tuono, ma le nostre squadre gireranno separatamente. Noi partiremo non appena saremo pronti per la missione. Abbiamo di fronte un avversario temibile. Ovviamente l'obiettivo è salvare Shift. Un po' si nota che questo gioco è fatto un po' per i più piccini, però a me piace lo stesso. Non dico che mi piace come la saga principale, però molto carina. Fatti i fatti tuoi. Sì, è molto tuono. Sì, va bene. Va bene. Certo, andiamo. Bene, bene, bene. Allora dirigiamoci verso il Monte Tuono. Porta strumenti, ci abbiamo tutto. Mele, sì, mele ne abbiamo. Revitano. Ok, dovremmo essere a posto. Squadra. Teniamo loro. Sì, teniamo loro. Aspetta, Magnemite che abilità? Abilità vigore, no, niente. Se va, niente, non ci interessa. Andiamo così. Arrivo Monte Tuono. Da ora puoi esplorare il Monte Tuono. Chissà che Pokémon ci sono. Monte Tuono. E si va. Sperando che siamo abbastanza forti. Lo scopriremo. Eccoci al piede del Monte Tuono. Al Monte Tuono. Chissà se la squadra di Alakazam è già da queste parti. Quello Zapdos ha l'aria di uno che fa il sul serio. Devo ammettere che mi intimorisce. Ma non mi lascerò prendere dalla paura. Il nostro obiettivo è salvare Shiftry e non ci arrenderemo. Bravo, Thunder, andiamo. Monte Tuono, piano 1. Chissà quanti piani sono, quello da capire anche. Un Electrike. E quanto resiste? Livello 15. Ma certo. Abbiamo bisogno di tutto bisogno. Ecco, perfetto. Che mosse hai? Tuono onda, Fulmisgard. Sì, mamma mia, oh. Poco più schifo non potevi fare, eh. Io me ne vado, cioè che cazzo me ne frega ad affrontarti. Andiamo, andiamo, Monte Tuono piano 2. Nidoran, che caspita vuoi? Usa attacco rapido, dai. Andiamo per di qua. Seguiamo l'intuito. Non so, le trappole, meno male che non scattano. La mela, la... Cacnia, bellissimo. Dai, non diventa amico nostro. Quando avrò finito con Zapdos verrò e ti ripiglierò, Cacnia. Perché potresti essere molto utile alla squadra. No, velenospina no, non scherzare. Ok. Andiamo di qua. Ok. Piano 3. Azione.
beccati il braciere. Un altro. Stuntler addirittura. Si è paralizzato. Ma che fortuna, eh. E svegliati, Charmander. Andata via con me. Baccarancia. E mangiamola, chi se ne frega, tanto ne ho milioni. Scale, boom. Quarto piano. Lasciate stare Cacnea che sta dormendo, non disturbate. Porca miseria. Oh, e quanti ce ne ho qui? Rimani tu, Stuntler, mi dispiace. Perfetto. Cacnea, tu dormi, non ti preoccupare di niente. Soldi. Ok. Andiamo, andiamo. Per sfiga non l'abbiamo trovata. Le scale qui. Ancora tu qua sei. E bye bye. Ok. Oddio, quante ne stanno arrivando? No, 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 via, via. L'abbiamo evitati per un soffio. Ha usato rafforzatore. Ira di drago. No, per lo spina, maledetto. Quanto mi stai sui maroni, Gligar? Dio buono, non c'ho niente per curarmi, mo. Bacca pesche non ne ho. Non è una bella cosa. Magari le trovo lì, quelle. Magari una di queste è bacca pesca. Ah no, ce l'ho. E allora? Perfetto. Ma no, volevo... Ma guarda Teo. Non m'avvelenare. Sì, non mi interessa dare una mela. Non morirà di certo, spero. Cosa abbiamo qui? Le tre max di nuovo. Ciao ciao. No, io non lo voglio affrontare sto... Guarda, ci hanno chiuso. Attacco dalle retrovie. Con braciere ci arriva. Peccato. Resisti, Gligar. Vabbè, lasciamolo qui che non ci frega. Andiamo. Questo è 2 PG8. Oh, porca miseria. Che caspita fa sto cretino di Balto? Bravo Baltoy. Porta strumenti e utilizziamo Elisir e 3 Max. Perfetto. No. Scrigno grazioso.
non mi interessava più di tanto, ma cosa dobbiamo fare? Oh, Growlit, rotti in culo. Perfetto. Piano 11. Siamo arrivati forse alla fine. Ne abbiamo fatta di strada. Non dovrebbe mancare molto alla cima. Ah, guarda, Sean. Siamo arrivati. No, questo è un punto di salvataggio. No, non ci serve. Magari qualche seme vita. Perché con quello, anche seme dormita. Ah, noi non abbiamo tre. No. Deposita. Togliamo questo. E ci pigliamo i seme dormita. Pure questo che non ci ferve, perché tanto... dovremmo essere a posto. Revita il seme mini, forse. Direi che possiamo andare, ma non è un salvataggio questo. Direi che siamo pronti per andare. Opzioni. No. Salva e torna. No, non se no torna al punto principale e non ci va. Proseguiamo. Vetta tuono piano 11. Quante ne mancano? Attacco dalle retrovie, cane! Chi è salito di livello? Io. Salito al 18. Growlit, quanto mi stai sui maroni? Avvicinati. Azzo, quanto hai tolto! Bravo Pikachu. Ma quanti sono? Quant'è sta vetta tuono? Ma che culo. Ah, siamo arrivati. Beh, era abbastanza lenta la... veloce cioè la cosa. Eccoci finalmente alla cima del monte. Zapdos, dove sei? Siamo qui per salvare Shiftry, vieni fuori. Ghiaoo, roba del genere. Non ho paura, Zapdos, non mi fai paura. Te lo ordina una squadra di soccorso Pokémon. La mia ira funesta, addirittura. Ragazzi, che dobbiamo fare qua? Area attacco! No, Baltoi, no! Oh, ma com'è che c'ha aereo attacco sto strunz? E se io faccio porta strumenti e gli butto un seme dormita? Lancia. Olè. E ti becchi pure il pirolancio.
si è svegliato? Ha usato gelo raggio se non sbaglio, eh. Continuiamo così ragazzi, bravi. Coordinazione. Di nuovo, filo lancio, bam. Abbiamo vinto? È stato abbastanza semplice, pensavo molto molto peggio. Bye bye Zapdos. Yao! Non posso crederci. Yao! Pareva che era lì sconfitto, come no? Che c'è? Non hai avuto abbastanza? Fatti sotto allora. Il tuo prossimo avversario sarò io. No, si è arreso. Basta, la lotta è finita, la mia collera si è placata. Libererò Shiftry. La vostra tenacia merita il mio rispetto, ma non illudetevi, la prossima volta non sarete così fortunati. Non avrò scrupoli. Ciao Zappi! Ti chiamerò ciao Zappi. Zappi ti chiamerò. Eccolo lì, Shift, che appare dal nulla. Che bravi, eh. Grazie. Addirittura so speciale, grazie. Sì, vabbò, va, cioè... È telecinetico sto infamone di Alakazam. Esatto, non ricordo niente. L'ombre ci parlava di te in piazza. Stando a quanto dice, non c'è niente che tu non sappia. Forse sai che... No, forse sai anche come Sean è diventato un Pokémon. Ah, riferito alla Kazam, giustamente. Non lo so. Inutile. E come? Dirigetevi alla vetta ancestrale. Li troverete un Pokémon che passa le giornate contemplando il sole. Dicono che sia in grado di prevedere il futuro. Il suo nome è Xatu. Ho capito, Xatu. Torniamo a casa. Cretini. Non darmi ordini, Thunder. Abbiamo sconfitto Zappi Zappi. Ah. Allora sai qualcosa, Alakazam. Ho una baccarancia utile. Ovviamente, quanto mi dai? 500, bravissimo, anche te. Quanto mi dai? 4,40. No, Smochum. Che se non ho visto male aveva pure gelo raggio, peccato. Magari lo pigliamo più avanti. Perfetto, quindi dobbiamo andare alla la vetta ancestrale, ragazzi. Lo faremo nel prossimo episodio. Per il momento è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Attivate la campanellina per non perdervi i prossimi episodi. Mettete mi piace ovviamente se vi è piaciuto il video. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!